Ma lei si sente perseguitato dal Procuratore Generale, come dicono i suoi avvocati? No, io non commento, voi è lecito e legittimo che mi facciate domande rispetto alla mia situazione processuale, ma io ho deciso di non commentare al primo giorno e continuerò ad andare avanti con la necessaria serenità, ma che ho, a fare il mio lavoro. Che però è una posizione, diciamo, molto forte, nel senso di dire che uno si sente perseguitato, forse è anche il caso di dirlo ai milanesi, no? Se uno si sente perseguitato dalla giustizia. Ripeto, non commento, non guardi, lascio fare i miei avvocati la loro parte, io garantisco solo ai milanesi che è una cosa diversa, che per me può essere anche tutto faticoso, ma sono certamente ben oltre quel livello di serenità minimo che serve per fare questo difficile lavoro, e lo faccio con continua motivazione. Ma la sorpresa in qualche modo se l'aspettava? Beh, guardi, è tutto molto difficile da capire il perché, per come nascono certe cose, veramente vanno al di là del mio livello di comprensione. Ci sono gli avvocati, fanno la loro parte, io ho bisogno di rimanere su tematiche importanti come quella che abbiamo affrontato oggi.